Di cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlo di Covid-19 in correlazione col 5G. Allora, coronavirus, la teoria di complotto del virus che non esiste perché è colpa della rete 5G. Allora, io non li vorrei fare questi video qua semplicemente perché non sono un virologo, non sono un tecnico informatico, esperto di telecomunicazioni, non sono un medico, non sono. Però vedo che continuano a girare insomma, dei video anche qua su YouTube di complottisti che continuano, ma anche su Facebook, pagine di gente che continua a dire appunto che c'è il 5G che trasmette il virus, cioè tutte delle robe fantasiose da film di Hollywood. Allora mi tocca fare un video, insomma, anticomplottismo, anche se non sono un virologo, un medico, un tecnico. Vabbè, andiamo a leggere questo articolo e commentiamolo insieme. Alcuni mi chiedono: ma perché leggi gli articoli? Li leggo perché mi rendo conto che la maggior parte della gente non li legge, perché non legge, e quindi ve li leggo io e li commento. Avevo letto, a proposito, anche un articolo che parlava di tendenze, che diceva appunto che in futuro i post sui social. I testi nei post sui social tenderanno a sparire, a ridursi sempre di più fino a sparire, rimarranno solo foto con brevi didascalie tipo i meme che vediamo già oggi, perché la gente non legge il testo, la gente tende sempre di più a guardare solo le fotografie. Allora, gli articoli ve li leggo io, poi in descrizione ve li metto lo stesso, se volete ve li andate a vedere, ve li andate a leggere. Li leggo io, sono come un audiolibro, no? Sai, gli audiolibri che leggono i libri per la gente che non ha voglia di leggere i libri. Ecco, io invece sono un audio articoli, cioè io vi leggo gli articoli. Allora, il coronavirus ha qualche collegamento col 5G? Le solite teorie usate anche dai Novax, che infatti è interessante. Le teorie contro il 5G. Quasi sempre vengono portate avanti dai Novax, anche in questo periodo dove tutti vorrebbero che ci fosse già il vaccino contro il coronavirus, in realtà poi i Novax si continuano a prodigare nel creare dei collegamenti. Va bene. Allora, le tesi di complotto che vedono la rete 5G, collegata all'epidemia di Covid-19 fanno ormai parte del bagaglio di presunti medici e militanti Novax, che hanno riciclato le vecchie tesi sui collegamenti tra onde elettromagnetiche e tumori. La questione è più seria di quanto potrebbe sembrare, tanto che vengono prese sul serio persino dal consulente economico del Premier Giuseppe Conte, Gunther Pauli. La scienza deve dimostrare e spiegare causa ed effetto, afferma l'economista. Tuttavia, la scienza osserva innanzitutto le correlazioni. Fenomeni apparentemente associati, applichiamo la logica scientifica. Qual è stata la prima città al mondo coperta dal 5G, Wuhan. Qual è la prima regione europea del 5G? Nord Italia. E da qui la correlazione 2 più 2 fa 4. Purtroppo le affermazioni di Pauli non sono affatto logicamente scientifiche. Spiegheremo breve il perché. La rete 5G in breve. Io ho già letto e visto anche articoli di esperti di telecomunicazioni già da tempo che dicono che sono tutte fesserie quelle che il 5G faccia male. Andatevele a cercare anche qui su YouTube, ce ne sono già diversi, quindi non è che ve lo devo venire a dire io, però insomma, leggiamo questo articolo. Col termine rete 5G definiamo lo standard di quinta generazione delle comunicazioni. Doveva essere adottato in buona parte del mondo entro quest'anno, ma probabilmente la pandemia provocherà dei ritardi nella tabella di marcia. Meno potente in termini di onde elettromagnetiche utilizzate, quindi addirittura è meno potente dei sistemi che già utilizziamo, migliorerà invece la qualità delle connessioni internet e della telefonia mobile. Nei frangenti complottisti è invece considerato un pericolo per la salute. Si riesce a capire perché? Esistono infatti studi correlativi che cercano di dimostrare un collegamento tra il cosiddetto elettrosmog provocato dalle radiofrequenze e l'insorgenza di tumori. Teniamo presente che siamo già invasi dall'elettrosmog, ma da decenni, semplicemente tanto per dire con i cellulari, ma per dire siamo completamente invasi dalle onde elettromagnetiche. Quindi in teoria dovremmo già essere morti tutti, insomma, ma vabbè. Si tratta di correlazioni spurie come quelle su cui si basano i Novax. Appunto, qui c'è la correlazione che quasi tutti i Novax, questa teoria complottista del 5G viene portata avanti quasi esclusivamente dai Novax,
che non dimostrano un collegamento causale. Lo IARC le classifica come nel gruppo 2B assieme ad altre 284 sostanze in commercio. 284 sostanze in commercio. In quanto non ritenute pericolose, le radiofrequenze fanno parte del gruppo di onde elettromagnetiche non ionizzanti, al contrario di quelle ionizzanti, ovviamente. Per esempio, delle sostanze radioattive che sono invece capaci di fare danni al DNA. Infatti, le onde radioattive, ovviamente, sappiamo benissimo che li fanno i danni. Quindi le onde 5G non sono ionizzanti e quindi non fanno male, come tutte le onde elettromagnetiche che usiamo. È chiaro che se esposti, io avevo letto anche degli articoli, avevo visto degli articoli, era stato messo in correlazione il caso di un manager che passava tipo 8-10 ore al giorno col cellulare attaccato alla testa e praticamente a questo qua, dopo decenni, aveva fatto in tempo ad andare in pensione, era un manager di un'azienda, gli si era sviluppato un tumore proprio dalla parte dove usava sempre il telefono e hanno messo in correlazione questo. Però cavolo, veramente parliamo di uno che passava per sua stessa missione dalle 8 alle 12 ore al giorno al telefono col telefono attaccato alla testa. Oh, io dico, vabbè, dai, è come mettere una mano in un microonde e accenderlo e poi dire, il microonde fa male, ho capito, e ci ha messo dentro una mano. Comunque, ripeto, io non sono un medico, non sono uno scienziato, quindi io mi baso sempre, io mi informo, leggo, approfondisco delle notizie e mi baso su quello che leggo. Poi non sono un ricercatore, non sono uno scienziato. Gli studi usati a sproposito sulle onde elettromagnetiche. Chi protesta contro le antenne della rete 5G solitamente si appoggia a due studi, quello dell'Istituto Ramazzini di Bologna e quello del National Toxicology Program, NTP. In entrambi sono gli stessi ricercatori a non ritenere le conclusioni degli esperimenti significative, cioè alla fine dicono sì, ok, siamo arrivati a delle conclusioni, però non sono significative per determinare con certezza che ci sia una correlazione fra le onde elettromagnetiche del 5G e effetti negativi sulla salute. Il Comitato Scientifico Europeo, citato a sproposito dai complottisti, chiamato a verificare i presunti pericoli del 5G sulla salute, ha riscontrato che non esistono prove di effetti nocivi nelle persone. Abbiamo a disposizione oltre 28.000 studi, 28.000 studi e più di 6.000 sommari di studi scientifici sui presunti effetti nocivi dei campi elettromagnetici dagli anni 60 ad oggi. Nessuno dimostra che possano nuocere alle persone. Poi, saranno i poteri forti, saranno quelli che ci vogliono far ammalare tutti, che ci vogliono, non lo so. Li avranno finanziati loro questi studi, devo dire, non lo so. Le onde elettromagnetiche sono sempre più utilizzate nel mondo, almeno dagli anni 80. Questo significa che possiamo trovare correlazioni con parecchi altri fenomeni. In aumento per altre ragioni, i tumori, per esempio, sono diagnosticati sempre meglio, mentre i casi di autismo si possono rilevare fin dai primi anni di vita, quando si cominciano a fare le prime vaccinazioni. Cioè, in pratica si dice, no? Oggi i complottisti dicono, ma ci sono molti più malati di tumore, molti più autisti. E in realtà è proprio il sistema di diagnostica, di diagnosi che si è evoluto e quindi vengono diagnosticate molte più di queste malattie rispetto a quello che si faceva in passato. Non che stili di vita errati possano sicuramente aver anche fatto accrescere, diciamo così, il numero dei malati di queste patologie, però sicuramente è un po' quello che stiamo vivendo in questi giorni, no? La discussione che si fa sui tamponi, sui malati, sull'incidenza dei morti per quanto riguarda il coronavirus, uno dica sì, vabbè, più tamponi fai e più contagiati trovi, meno tamponi fai e meno contagiati trovi, quindi poi le statistiche anche confrontate a livello mondiale fra i vari paesi possono lasciare il tempo che trovano, perché c'è chi fa tanti tamponi, c'è chi non ne fa, c'è chi ne fa il giusto, quindi anche qua, insomma, è sempre tutto relativo, anche qui. Vecchi complotti per nuovi capri espiatori. Non stupisce quindi se il boom di contagi da Covid-19 viene oggi collegato alla rete 5G. Parliamo sempre di correlazioni spurie, coniugate ad un altro fenomeno che l'individuo non può controllare, suscitando ansie e paure, su cui si può far leva. Lo stesso è stato fatto per gli accostamenti tra Covid-19 e vaccini antinfluenzali, o quei presunti complotti nei laboratori biologici. La tesi di complotto sul 5G, che causerebbe il Covid-19, circolano anche negli Stati Uniti e sono spesso correlate a narrazioni Novavax, come si diceva all'inizio dell'articolo.
negazioniste della malattia e dello stesso virus. Non ho altro da aggiungere, cioè voglio dire, è già stato detto tutto qui. Ripeto, in questi casi siamo sempre di fronte ad una scelta, no? Cioè uno sceglie da che parte stare, cioè uno sceglie se credere nei dati ufficiali, negli studi ufficiali, nella medicina ufficiale, nei report ufficiali, e chi invece decide di non crederci, a volte anche semplicemente per partito preso, no, semplicemente perché viene da quella parte lì ufficiale, allora io non ci credo, perché poi tanti complottisti ragionano così, dicono no, semplicemente perché è una fonte ufficiale, non ci va, non bisogna crederci, bisogna credere sempre a qualcos'altro che deriva lateralmente da sotto, di nascosto. E ripeto, a queste condizioni diventa inutile qualsiasi tipo di discussione. Cioè, io quando analizzo una situazione, quando cerco di studiare, di capire una cosa, guardo i dati ufficiali e mi baso su quelli. Cerco sempre di capire la fonte, cerco sempre ovviamente di analizzare chi c'è dietro, da dove arrivano questi studi, da dove arrivano i finanziamenti che hanno fatto gli studi, perché questa è una cosa fondamentale. Voglio fare un esempio, adesso stavamo parlando di 5G, se viene fatto uno studio che dice che il 5G non è pericoloso, poi vai a vedere chi ha finanziato lo studio e vedi che è il maggior costruttore mondiale di antenne 5G, faccio per dire, adesso la dico così a tarallucemino, è chiaro che allora se sei un essere pensante e scienziente, te ne devi un attimo almeno farti venire un dubbio, dire ma sarà vero o non sarà vero, perché se lo studio l'avesse fatto uno che l'avesse, non so, finanziato una fondazione, un centro ricerche che non ha niente a che fare con la produzione delle antenne del 5G, della tecnologia del 5G, allora chiaramente è più credibile. Se me lo finanzia uno che produce le antenne ed è leader mondiale nella produzione delle antenne, due dubbi me li devo far venire. Cioè cercare sempre la fonte, analizzarla, capire da che parte arriva la voce, capire da che parte arriva la notizia e lo studio e poi farsi le proprie considerazioni, ma da lì a partito preso dire no, è una fonte ufficiale che mi dice una cosa e quindi io semplicemente perché è una fonte ufficiale non ci credo. Secondo me c'è comunque un complotto dietro perché ci deve essere a priori. Ecco, secondo me questo è semplicemente sbagliato. Staremo a vedere quando arriverà il 5G, se migliorerà veramente la nostra vita, se la peggiorerà. Io oggi ovviamente non sono in grado di dirlo, non sono in grado di saperlo. Da un punto di vista tecnologico dovrebbe essere in grado di migliorarlo. Speriamo insomma che non lo peggiori da quello fisico e di salute. Insomma, io ripeto, mi baso sulle notizie ufficiali, su studi ufficiali, quindi ci sono sicuramente delle cose da chiarire, ma una cosa è certa: il 5G sicuramente non propaga il Covid-19. Questo è poco, ma sicuro.